Oggi stavo andando ad asparagi e mi sono imbattuto in questa bellissima pianta che, pensate, ha nutrito durante i periodi di carestia, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, moltissime popolazioni, soprattutto nel sud Italia. Questo si chiama asfodelo giallo. È commestibile, comunque informatevi sempre prima di mangiare le piante. Si mangia il gambo e addirittura c'entra qualcosa con un formaggio tipico pugliese, un latticino, che è la burrata, perché dalle le foglie venivano impacchettate le burrate, cioè dalle foglie si impacchettavano le burrate per conservarle meglio, per darle quel caratteristico profumo. Adesso vediamo come pulire l'asfodelo. Innanzitutto va sbarbato, cioè bisogna togliere tutte queste barbette che si formano, in questa maniera qua. Poi si prende la parte più tenera del gambo, c'è anche chi lo mangia crudo, incredibilmente. Come sempre, quando si parla di erbe selvatiche, vi raccomando la massima cautela, la massima prudenza. A questo punto si va a rintracciare la parte più tenera, quindi si fa un taglio. Ve ne accorgete dal coltello? Qua non sprofonda, per esempio, no? Qui non sprofonda, qui invece sì. Quindi si taglia, grazie, questa parte, si taglia la parte superiore, si può dare anche un'incisione, questo è il mio metodo, e si pulisce con il coltello. O con le mani. Deve rimanere solo il cuore dell'asfodelo. Si può fare così, aiutandoci con un coltello. Vedete? Deve venire via tutta questa specie di pellicina. Una volta che è venuta via, questa parte è la parte commestibile che si può tranquillamente mangiare. Dopo averli puliti, che faticaccia, e lavati, sciacquati, li abbiamo messi a bollire. Adesso siamo pronti per farci una specie di frittatina con gli asparagi, sempre selvatici. Stiamo facendo saltare con olio e aglio e ovviamente andiamo di sfrittatona. Abbiamo messo dei würstel artigianali, li abbiamo comprati in offerta al supermercato, originali tedeschi, per dare quel tocco in più. Adesso non criticateci, se volete fatela anche senza würstel o con un po' di pancetta. E infine eccola qua, la nostra frittatona di asfodelo e asparagi selvatici. Buon appetito! Se vi è piaciuto il nostro video, iscrivetevi su tutti i nostri canali social. Ci vediamo alla prossima ricetta e raccolta.